Un calcio di rigore realizzato al 90° da Giorgio Amiotto regala 3 punti pesantissimi all'Arezzo Calcio Femminile in ottica salvezza. Freedom battuta di misura, ma per le occasioni create le ragazze di Mister Ilaria Leoni avrebbero meritato un vantaggio più largo. La gara è stata disputata a Tavernuzze. Una vittoria importante perché, come sempre ho detto alle ragazze, queste partite valgono 6 punti e non 3. Abbiamo raggiunto questa vittoria al photo finish, anche io non ho voce, però ci si meritava sinceramente. Abbiamo preso 2 traversi, 2 pali, tante occasioni davanti alla porta, quindi credo che sia meritata. Tanti complimenti alle ragazze. Purtroppo il caldo non ha aiutato nessuna delle 2 squadre, però avevo chiesto alla mia squadra di non avere alibi sulla temperatura e non l'hanno avuto perché hanno corso per 96 minuti dando l'anima, e quindi rinnovo ulteriormente i complimenti, sono contentissima di loro. Come dice il nostro motto, è lottare sempre, mollare mai, quindi non dobbiamo mollare finché l'arbitro non fischia, dobbiamo lottare sempre su ogni singolo pallone. Poi è un mio credo, cioè un mio principio, quello di non mollare niente finché l'arbitro non fischia, quindi ripeto, grandi prestazioni delle ragazze in merito a loro oggi. Allora, diciamo che un po' me lo sentivo da batterlo, c'erano delle cose in palio e dei sassolini che volevo levare, quindi sono andata verso il pallone, in quello ho sentito la mister che mi chiamava a me e mi diceva vai a batterlo, e in quello ho detto ok, ora lo faccio. Poi ovvio ho detto un attimo di paura, c'era insomma, però ero determinata a fare gol. Questo rigore era molto importante anche fare i 3 punti, non come farli insomma, però sono molto molto contenta e sono contenta anche del primo gol. Insomma, i rigori li proviamo sempre a fine allenamento, quindi insomma un po' ero preparata, ecco.